Questo va bene, questo va bene qua. Questo qua. Grazie Presidente. Dunque abbiamo, ci siamo consultati, abbiamo analizzato la, l'ordine del giorno presentato nella scorsa consigliatura da Vignola Cambia e abbiamo letto effettivamente le proposizioni che c'erano, che erano contenute. Devo dire in tutta sincerità che sì, è vero che quell'ordine del giorno, quella mozione presenta elementi molto simili all'ordine del giorno che abbiamo presentato noi. E come contenuto, come stile, soprattutto come spirito, mi viene da dire, nell'ordine del giorno. Però in tutta onestà mi sembra che si possa parlare di due ordini del giorno sostanzialmente diversi, simili, sovrapponibili in alcune cose sicuramente, ma credo diversi, anche perché l'ordine del giorno che abbiamo presentato, o complementari, e l'ordine del giorno che abbiamo presentato appunto era articolato, si sviluppava lungo tre direttrici che ho richiamato prima. Io credo che le richieste che sono contenute nel nostro ordine del giorno vadano appunto anche a integrare e a completare alcune delle istanze che erano portate nell'ordine del giorno della lista Vignola Cambia. E ciò non toglie comunque che come gruppo siamo più che disponibili sicuramente ad accogliere anche le integrazioni che sono pervenute nel corso della discussione. Mi riferisco in particolare al contributo dell'assessore Rubiani, che tra l'altro nel suo intervento ha citato, non so, forse involontariamente anche Papa Francesco, che ha recentemente proprio ricordato questo tema della responsabilità degli istituti finanziari. E quindi appunto siamo disponibili assolutamente ad accogliere tutti questi suggerimenti, queste integrazioni, queste proposte di completamento, diciamo così. E allo stesso modo siamo anche più che disponibili a studiare, a proporre insieme alla maggioranza un documento da sottoporre alla Regione in questo senso. Però devo dire che comunque siamo lo stesso decisi a portare avanti questo ordine del giorno e a votarlo così com'è, anche perché si tratta comunque di disposizioni, di impegni nei confronti della Giunta. Qualora ci fossero già disposizioni poste in essere o comunque previste da atti precedenti del Comune di Vignola, credo che, come dire, possano comunque essere in un qualche modo superate o comunque trovare accoglimento in un qualche modo. Cioè non vedo la necessità di ritirare questo ordine del giorno. Penso anzi che insomma questo ordine del giorno possa servire da ulteriore stimolo e da ulteriore supporto a quanto era stato già previsto, come dire, anche nella precedente consigliatura. Chiudo semplicemente ricordando e puntualizzando un paio di cose. Innanzitutto per quello che riguarda avviso pubblico, io non vorrei sbagliarmi, ma credo che ci sia stato un attimo di confusione, nel senso che la carta di avviso pubblico è stata recentemente modificata ed emendata, parlo del novembre 2014, e quindi io penso che la carta già adottata dal Comune di Vignola a cui ci si riferiva precedentemente fosse quella vecchia. In realtà adesso esiste un nuovo documento ed è quello a cui proponiamo di aderire. Tra l'altro volevo rassicurare tutti i consiglieri, la carta di avviso pubblico, e cito l'introduzione del documento, non si tratta di una disposizione rigida o una previsione di legge, ma la carta di avviso pubblico va letta come uno strumento aperto, possibile termine di riferimento per l'elaborazione di qualsiasi codice di condotta per amministratori pubblici di cui un ente locale intenda dotarsi. Credo che vada accolta in questo senso, credo che non ci debbano essere timori in questa direzione. E per finire, permettetemi però di rispondere al vice sindaco Pelloni, che ha voluto ci ricordare il precedente ministro dell'interno, uno dei precedenti ministri dell'interno che ha combattuto sicuramente la mafia in maniera molto vigorosa e ha anche conseguito numerosi successi. Voglio però anche rammentare che il ministro dell'interno in questione è passato alle cronache come uno dei primi che abbia negato la presenza delle mafie al nord. Quindi niente, noi siamo
intenzionati a portare avanti questo ordine del giorno e aperti a integrazioni della mozione presentata in questo senso e a portare avanti una stesura di un documento congiunto con la maggioranza sul tema da presentare in regione. Grazie. Chiara Smeraldi. Grazie. Dunque, la necessità di ritirare questo documento si ravvisa nel fatto che tutte queste serie di impegni che ci sono fanno apparire la situazione del comune di Vignola come quella di un comune da cui si parta da zero, dove non ci sia nulla. Di fatto non è vero e il merito non è soltanto nostro, anzi parzialmente della mia lista civica di sicuro, ma è dell'amministrazione precedente che ha messo in atto tutti gli impegni che voi chiedete nuovamente. Partendo anche dal presupposto che la discussione nella scorsa legislatura è avvenuta anche per stimolo di Vignola Cambia, credo che possiate essere abbastanza tranquilli sul fatto che queste cose verranno portate avanti. L'unica cosa che effettivamente tra gli impegni che si chiedono in questo documento non è in essere in questo momento è l'adesione come comune ad avviso pubblico. È in essere un'adesione come Unione Tale di Castelli, che comunque è un'adesione di grande rilievo perché significa aderire come 8 comuni, aderire come circa 80.000 abitanti e quindi ha un certo peso, ha una certa importanza. Tra l'altro il discorso mi fa anche un po' sorridere perché si parla tanto di fusione dei comuni e poi qua invece si richiede di non aderire come unione ma di aderire come singoli comuni. E mi sembra un pochino strano che anche in unione questa cosa venga approvata nei vari comuni, perché se già come unione noi abbiamo aderito e ha un certo peso, una certa rilevanza e ha un certo significato aderire come unione, perché significa mettere in piedi tutta una serie di politiche comuni, significa fare veramente delle politiche di unione, mi sembra un pochino contraddittorio andare a aderire anche come singoli 8 comuni. Quindi l'unica cosa che manca sarebbe questa, ma la nostra posizione è insomma quella che ho appena espresso rispetto a questo discorso di avviso pubblico. E quindi onestamente non ci sembra il caso di andare a modificare questo ordine del giorno eliminando tutto quello che si sta facendo, lasciando soltanto quel punto sul quale non siamo nemmeno convinti anche del senso, proprio per un discorso di politiche di unione, non di politiche dei singoli comuni. Soprattutto su questo tema, che dovrebbe essere un tema veramente trasversale, veramente di unione, in senso lato. E quindi questo sull'ordine del giorno che avete presentato voi. Rimane comunque valido, e lo ribadisco, l'invito sì a scrivere insieme, a redigere insieme un documento da presentare nelle sedi sovracomunali, sovra anche unione, per appunto provare a incidere in questo senso. E anche questo vi invito, se lo vogliamo fare come Consiglio Comunale di Vignola, se lo volete fare come PD o Giovani Democratici non importa perché non ci vogliamo mettere bandierine, a presentare questo documento anche nei singoli 8 comuni, visto che voi ci siete in tutti i comuni. Allora invitate i vostri consiglieri a presentare un documento e a votarlo nei comuni dell'Unione da portare appunto in Regione, a Roma e tutto il resto. Questo sì. E quindi insomma anche noi restiamo su questa posizione, ci dispiace dover votare no a questo ordine del giorno, ma effettivamente adesso non ho contato quanti punti sono, ma sono sicuramente più di 10, solo uno di fatto non viene fatto, ci sembra votando questo ordine del giorno sembra di dire ok, non stiamo facendo nulla, ricominciamo da zero, non è così, basta, grazie. No, vai Enzo, perché mi aveva chiesto anche il sindaco una precisazione, ma vai pure tranquillo. Non voglio aggiungere parole a parole, ma insomma, Chiara non ha fatto valere una primogenitura, insomma, in qualche modo, semplicemente
si sente lo stesso, ha semplicemente dato una lettura storica della questione, dicendo si tenga conto del fatto che molti di questi, tutti insomma praticamente i punti elencati nel punto all'ordine del giorno sono già stati messi in campo in passato. E su questa base, secondo me, il discorso del mantenere il punto all'ordine del giorno sa un po' veramente di bandierina, se vuoi bandierina culturale, quindi in qualche modo di peso specifico, però sempre bandierina. Io parto anche da un discorso di qualche mezz'ora fa, insomma, mi riferisco a quanto diceva prima, si sente? Quanto diceva prima Antonio all'inizio, io e lei molto modestamente, molto, in maniera molto, se volete, marginale, però abbiamo costituito un gruppo misto di azione effettiva a livello comunale e abbiamo superato quegli standard, quegli steccati che si sovrappongono sempre al buon senso. Quindi farei un invito alla razionalità, insomma, cioè al superamento razionale di queste piccole divisioni che sono poi fatte di cartapesta, insomma, non mi sembra che ci siano delle barriere consistenti. Quindi anche il mio è un ribadire l'invito a ritirare l'ordine del giorno, insomma. Mi sembra veramente inutile e privo di ogni connotazione razionale. Prego, Sindaco. Solo una precisazione sulla carta di avviso pubblico, per dire che abbiamo aderito come Unione alla nuova carta di avviso pubblico, che tra l'altro è anche un impegno abbastanza costoso perché costa circa 4.000 euro. Ora, per le considerazioni che faceva prima Chiara e anche per il costo di questa adesione, abbiamo convenuto come Comune di non aderire, visto che c'è già l'adesione dell'Unione. Credo che la cosa più importante, perché ho avuto l'impressione che per alcuni sindaci sia stata un'adesione formale, sia quella di invitare tutti i sindaci dell'Unione a lavorare effettivamente per la realizzazione degli impegni che ci sono sulla carta di avviso pubblico. L'adesione dell'Unione credo che superi quella dei singoli comuni, anzi sicuramente la supera. Prego Giancarlo. Allora, io vorrei essere il più chiaro possibile nel dire che non c'è nessuna primogenitura, nessun tentativo di mettere delle bandierine. Sì, il Presidente del Consiglio Comunale ci dà la possibilità di trovare in termini di tempo il più rapido possibile una sintesi di quello che è già stato fatto rispetto a questo ordine del giorno. Noi siamo disponibili in questa sede proprio perché riteniamo che sia importante conseguire un risultato, di essere concreti nella nostra azione, ma nello stesso tempo di ribadire quanto è importante questi tipi di ordini del giorno. Cioè, riteniamo che dividerci su due posizioni possa essere poco significativo. Quindi se il Presidente del Consiglio Comunale ci accorda un ulteriore momento di confronto con la maggioranza, proviamo a trovare una sintesi. Qualora questo non sia possibile, andremo avanti secondo la discussione. Aspettate un attimo. Chiedo scusa. In cui dico. Aspettate un attimo. Voglio solo
un minuto il capogruppo e mi dicono se andiamo ai voti o c'è la... o si va direttamente alla modifica di del punto, oppure se si va ai voti. Ecco, semplicemente questo, un minuto, non di più, perché è tardissimo.